Del rapporto vitale della relazione tra
tra ognuno di noi e Dio. L'amata sei tu, l'amato è il Signore. Allora, se teniamo come sfondo questo, ecco, comprendiamo quanto il Cantico ci propone, a partire proprio dal capitolo primo. Ieri sera abbiamo visto i primi quattro versetti, questa sera ci soffermiamo soprattutto sul versetto 5, sempre del primo capitolo, dove dice la sposa, l'amata: bruna sono, ma bella, o figlie di Gerusalemme, come le tende di Cheda, come i padiglioni di Salma. Non state a guardare che sono bruna, poiché mi sono abbronzata al sole. I figli di mia madre si sono sdegnati con me, mi hanno messo a guardia delle vigne. La mia vigna, la mia, non l'ho custodita. Questa scena è immersa nella quiete del pomeriggio assolato d'estate. L'aria è afosa. I pastori hanno raccolto il gregge in una zona d'ombra, in uno spazio ventilato. Questa è l'ora del più assoluto silenzio. È tempo di serenità, è tempo di riposo. E in questo sonetto, in questa immagine, si muove una figura. È una donna che passa da un bivacco all'altro dei pastori. In questa narrazione il poeta cambia prospettiva, come un cambio di scena immediato, e dal campo lungo del meriggio si fissa ora sul volto di questa donna, sul colore della pelle di questa donna. È la donna stessa, in questo cambio di scena, che con quasi civetteria, no, si presenta e dice: ho la pelle scura, ma sono bella. Ho la pelle scura, ma sono affascinante. La sua pelle è bruna, abbronzata da quel sole che imperversa su cose e persone. Si tratta di una pelle che addirittura, dice, è simile a quella delle tende dei beduini, che sono di colore nero, che tremano al vento del deserto. Bruna sono, ma bella, o figlie di Gerusalemme. Da che cosa deriva, ci chiediamo, il colore di questa pelle bruna? Non deriva da una abbronzatura presa al mare, con due mesi di vacanza magari. Non è una pelle bruna di una vita borghese nel panorama mediterraneo. Il colore qui nasce dalla fatica di una donna palestinese che deve accudire ai lavori agricoli sotto il bagliore del sole. Allora è un volto segnato, possiamo dire, dalla sofferenza per la lontananza dello sposo, un volto però che non ha perduto la sua bellezza, il suo fascino. E l'amore dello sposo, potremmo dire, che la conserva nella sua bellezza. Per questo può dire:
ma bella, figlie di Gerusalemme. Come le tende di Cheda, come le tende di Salomone. Fermiamo qui la nostra attenzione per entrare nel dettaglio di questo volto bello e bruno. A causa della fatica, a causa della sofferenza, a causa del dolore, ma che resta bello nonostante questo, perché si tratta di un volto innamorato. Allora ci troviamo davanti ad una donna innamorata che si scopre proprio a partire da questa esperienza bellissima. È un'indicazione molto semplice, ma che riguarda la vita di ciascuno di noi. Perché sta dicendo l'autore sacro che solo se noi siamo innamorati scorgiamo la bellezza che c'è in noi. Non è difficile, l'esperienza ce lo dice, riconoscere una donna innamorata, perché diventa improvvisamente bellissima, ha uno sguardo nuovo, ha una luce particolare negli occhi, ha una nuova consapevolezza di sé. Potremmo dire che i difetti di quella persona rimangono, però pensa positivo, rimuove i suoi difetti con una certa facilità, non ne resta schiacciata. Allora ci vuole un cuore innamorato per poter scoprire la propria bellezza. Ci vuole un cuore innamorato per rimuovere, potremmo dire, quei difetti che non fanno vedere la bellezza. Quando un cuore non è innamorato, vede nero. Quando un cuore non è innamorato, vede tutto ciò che non va. Quando un cuore non è innamorato, stigmatizza i difetti propri e degli altri, per cui o va in depressione o fa andare in bestia gli altri, o in depressione anche gli altri. Nell'occhio dell'amato ha scoperto la propria bellezza ed ora non può fare a meno di rifletterla. Bruna sono, ma bella. La bellezza, cioè la scoperta, dicevo, negli occhi dell'amato, perché si è sentita non solo guardata, ma si è sentita amata. Non si è sentita semplicemente vista, ma si è sentita accolta, amata. E per questa ragione che lei adesso è capace, nonostante potremmo dire i segni esterni non fossero i segni di una bellezza secondo i canoni estetici di quel tempo, però lei può cantare e dire: bruna sono, ma bella. Le donne belle erano bianche, non erano brune. Le donne belle non erano bruciate dal sole, erano di carnagione chiara. Non avevano la pelle rinsecchita, avevano una pelle morbida. Ma vedete, il cuore innamorato di questa donna porta a non vedere i segni, potremmo dire, dell'imperfezione, ma a scorgere l'infinita bellezza.
misteriosamente, anche ciò che più la faceva sentire inadeguata. Ora viene visto, giudicato, accettato, potremmo dire con una incredibile leggerezza. Quante volte, no? Parlando soprattutto con le ragazze o i ragazzi adolescenti, no? Tirano fuori che sono brutti. Perché? Perché c'hanno i brufoli. Sono brutti perché sono castani, vorrebbero essere biondi. Sono brutti perché sono bassi, vorrebbero essere alti. Sono brutti perché sono troppo magri oppure troppo grossi. Ma quando un adolescente si innamora, è come se tutto un tratto sparissero i brufoli, sparissero i capelli castani, sparisse l'altezza bassa o la magrezza o la grossezza. Chiaro, non sarà sempre così. Molte paure riemergeranno, così come le insicurezze, ma nell'incanto dell'innamoramento, per un tempo, tutto sembra possibile e questo è fondamentale per compiere quel passo azzardato, pericoloso, che è lasciare entrare un altro nella propria vita, nel proprio mondo interiore. Comprendete? Senza innamoramento non c'è la possibilità di accogliere un altro nella vita. Questo vale per l'amore umano e questo vale per l'esperienza spirituale. Se non c'è innamoramento, non si può creare spazio per l'altro. L'innamoramento ti rende concavo. L'innamoramento consente, cioè, di tirare il fiato e scorgere che c'è tanto spazio perché quantomeno un altro possa abitare quello spazio. O se vogliamo un'altra immagine, quando ci si innamora, si genera spazio come il grembo di una madre, che quando si innamora è capace di diventare una donna incinta, una donna partoriente, una donna che allarga la tenda del suo grembo per creare le condizioni perché l'altro possa esserci. Anche lì è un'esperienza di innamoramento. E se questo passo è stato compiuto, sarà possibile un futuro, attingere, possiamo dire, alla poesia, alla grazia speciale di quel momento sorgivo. Se c'è innamoramento nella vita, possiamo tornare su quel momento di innamoramento, anche quando sembra che il tram tram della vita oramai abbia quasi spento questa fiamma interiore, questo amore. Ma se siamo stati innamorati e se abbiamo vissuto questa esperienza, noi potremo, nei momenti più difficili della vita personale, della vita di una coppia, ritornare a quel momento e trovare tutta l'energia, la linfa, trovare tutto il bene per continuare una storia di innamoramento. Allora, le parole del cantico, bruna sono, ma bella, ci descrivono con semplicità proprio questo istante. La donna ha visto l'amato, lo ha visto dentro, lo ha visto nella memoria, lo ha visto ricordandolo, perché non è presente fisicamente. Lo ha visto
ha visto il suo altro da sé, l'ha riconosciuto, si è sentita riconosciuta e da questo nasce il desiderio, la forza di mettersi in gioco, così com'è, con tutta se stessa, perché forse per la prima volta si sente accolta completamente, perfettamente. Nel suo essere persona, non più bambina o bambino, ma donna, uomo, nella sua stessa bellezza. Bruna sono, ma bella. Allora vedete come l'esperienza dell'innamoramento, no? Consente non solo di scorgere la bellezza che c'è in te, ma ti consente anche di sentirti accolto. Solo chi è innamorato si sente accolto. Perché accoglie l'altro che è altro da sé. E si sente accolta da quell'altro che è altro da se stessa. Quante volte ci capita nell'esperienza spirituale, no? Di vivere questo sentirsi accolti. Chi siamo noi? Peccatori. Chi siamo noi? Povera cosa, quello che spesso diciamo. San Giovanni della Croce la pensa un po' diversamente, dice: un solo pensiero dell'uomo vale più di tutto il mondo. Pertanto solo Dio è degno di questo pensiero. Ci sentiamo accolti. Sì, siamo poca cosa, oppure siamo la cosa più bella. Bene. Ma questa sproporzione che avvertiamo tra Dio e noi viene colmata solo dall'innamorazione. Per cui, nonostante tutto, nonostante i nostri difetti, ci sentiamo accolti e amati da Lui. Immaginate nella storia di relazione all'interno di una famiglia, no? Quando un marito impara ad accogliere la moglie, la moglie impara ad accogliere il marito, in questa reciprocità. Non sempre questo momento si presenta immediatamente con questa semplicità. Spesso tra l'incontro e l'abbandono all'amore si verificano alti e bassi che mettono, possiamo dire, a dura prova i due innamorati, che ancora non sono certi dell'amore dell'uno verso l'altro. Possiamo dire è il periodo, no, del tradursi reciprocamente, cioè che va dall'incontro alla dichiarazione della volontà di entrambi di stare insieme, e c'è bisogno di tradursi reciprocamente, perché significa che abbiamo necessità di conoscersi, diciamo, abbiamo necessità di capirci, diciamo, abbiamo necessità di sintonizzarci, diciamo. In questa fase si sviluppa l'attenzione, possiamo dire, ai particolari, ai dettagli. E che molte volte questi dettagli e questi particolari diventano, come dire, quasi maniacali. Se non mi chiama entro 10 minuti vuol dire che non mi ama più. Se andrà a giocare questa sera con i suoi amici a calcio vuol dire che non mi vuole proprio bene. Ma anche nella vita spirituale noi facciamo queste cose qua. Cioè l'innamoramento non si dà improvvisamente. C'è bisogno di un cammino, di una conoscenza, di una frequentazione. C'è bisogno appunto di tradursi reciprocamente, perché il linguaggio dell'uno non è il linguaggio dell'altro. Sono arrivato con 11 minuti di ritardo, ma tu avevi detto se non mi chiama entro 10 minuti vuol dire che non mi ama.
Adesso, se ti ha chiamato dopo 11 minuti, che cosa vuol dire? Che non ti ama? Sentirsi accolti. Allora esige la conoscenza. Significa anche imparare ad uscire da se stessi. E poi l'altro elemento che ancora emerge da questa lettura che stiamo facendo del cantico, dove l'amata dice Bruna sono ma bella, è quello di accettare i rischi dell'amore in questo gioco appassionante, ma che può essere anche snervante. Si condensa la fatica nel tradurre da una parte e dall'altra i segnali differenti del proprio sentire, del proprio amore. Fatica nel tradurre i segnali differenti del proprio sentire. Io vorrei che colui che dice di amarmi mi regalasse una rosa. E invece quello una rosa non me la regala mai. Ma non vuol dire che non mi fa nessun regalo. Perché non mi ha dato una rosa, però mi ha dato una carezza. Non mi ha dato una rosa, però è stato ore intere con me. Non mi ha dato una rosa, però è una persona che vive del ricordo e del pensiero di me. In questo gioco, i segnali differenti del proprio sentire, bisogna imparare a conoscerli. Perché molte volte potremmo arrivare a dire che l'altro non mi ama semplicemente perché mi ama in un modo o altro, in un modo diverso. E questo accade anche all'interno di una famiglia, accade all'interno di una comunità religiosa, accade nel nostro rapportarci con Dio. Amiamo il Signore solo se compiamo determinati riti, e se non li compiamo vuol dire che non lo amiamo? E quante volte quei riti potrebbero essere vuoti? Ma l'interessante è che li abbiamo fatti. Per cui è vero che io ti potrei regalare non una rosa, ma un camion di rose e non amare. Allora vedete quanto è importante, no? Imparare, tradurre i segnali differenti del proprio sentire, per non giudicare l'amore dell'altro, ma per capire l'amore dell'altro. Immaginate nella vita di una coppia, ma immaginate anche nella vita di una comunità. Ognuno di noi ha un suo sentire, ognuno di noi ama il Signore. Ma lo ama con la sua specificità. Non dobbiamo giudicare l'amore o il non amore del confratello o del marito o della moglie, semplicemente perché non si traduce attraverso quelle forme attraverso le quali lo traduciamo noi, lo viviamo noi. Allora, mentre il cuore sarebbe desideroso di offrirsi, il timore del rifiuto spinge nell'angolo e ogni gesto, ogni parola diventano metro di giudizio. Però va detto che per quanto ci si affanni ad interpretare i segnali dell'altro, in queste situazioni ciò che è davvero determinante è la disposizione a correre il rischio di venire respinti, che è il rischio di affrontare la vita con tutto ciò che comporta. Cioè, c'è in noi, in ognuno di noi, la paura che l'altro non mi ami.
E questa paura può giocare scherzi incredibili. La convinzione, per esempio, che l'altro non è proprio fatto per me. La convinzione che io sto perdendo tempo con l'altro. Anche con Dio potremmo pensare e ragionare così. Allora, come sopportare questo rischio? Come affrontare questo rischio? Innanzitutto pensando che se anche l'altra persona è interessata a me, ciò non significa che sentirà e si comporterà nel modo in cui io reagisco, sento e mi comporto. Allora, rischiare l'amore, vuol dire che mi confronto con un altro che è diverso da me. Il rischio sta nel confrontarsi non con la fotocopia di se stessi. Il rischio sta nel confrontarsi con l'altro che è diverso. Comprendiamo allora come esalta il testo la diversità. Bruna sono. Dove il confronto potrebbe essere impari, cioè non sono bella. Ho la pelle di una schiava. Comprendiamo, no? Allora, come il testo sacro stia dicendo, non sono le apparenze che determinano la qualità, la verità, la bellezza del cammino dell'amore. Allora, affrontare questo rischio. Pensando che l'altro è interessato a me, ma non vuol dire che sia fotocopia di me, ma che lo devo lasciare nella sua diversità. In secondo luogo, come affrontare questo rischio? Riconoscendo che vale la pena correre quel rischio, che è una pena che vale. E comprendiamo che questo è altro rispetto ai giochi di seduzione proposti dai media. Innamorarsi, cioè, è una cosa serissima, è qualcosa che impegna tutto noi stessi, comporta fatica, comporta anche sofferenza. Non basta aver regalato un anello, non basta aver celebrato un matrimonio, non basta aver messo al mondo dei figli, se poi non comprendiamo che questo innamoramento è qualcosa che deve accadere nella fatica di ogni giorno, non nella ripetitività di ogni giorno, perché nessun giorno ma che deve accadere nel quotidiano. E questo comporta fatica e comporta sofferenza. Per cui, vedete, l'amore bisogna costruirlo, bisogna tesserlo, bisogna avere la pazienza di metterlo insieme, di assemblarlo, diremmo oggi. Come un puzzle, dove ogni tessera, che in se stessa sembra niente, è incomprensibile, ma che dentro un progetto e dentro un disegno ha la sua rilevanza. Ecco, l'ultimo passaggio
diventare dono. Per questo è così difficile interpretare i segnali e per questo è importante ricordare che anche mentre si desidera donarsi all'altro senza riserve, occorre non perdere di vista il proprio valore intrinseco. Bruna ma bella, anche indipendentemente dall'altro. Siamo partiti dicendo che lei dice bruna ma bella perché si è innamorata di un altro. E concludiamo dicendo bruna ma bella anche indipendentemente dall'altro. Mi piace accostare questa parola con le parole di una canzone, fatti bella per te. Perché c'è un tempo in cui ti fai bella per un altro. O ti fai bello per un'altra. E nel momento in cui dovesse venire meno quell'amore, che cosa fai? Non ti curi? Non ti lavi i capelli? Non ti fai la barba? Non ci tieni a vestirti in un certo modo? Ti lasci andare? Passi la tua giornata seduto su un divano davanti a un televisore acceso, ti metti a vedere tutti i film pornografici su internet, non credi più nell'amore, ti lasci imbestialire. Vedete? Diventare dono, fatti bella per. Invece a volte si accorda all'altro il potere di dirci con il suo sceglierci o meno se valiamo come donne o come uomini. E questo non è giusto. Al tempo stesso però è solo nell'incontro pieno, nel trovarsi e scegliersi, che la nostra bellezza e l'altrui bellezza matura, perché smette di essere una proprietà e diventa un dono. Quando tutto ciò che siamo diventa offerta all'altro nel cammino da percorrere insieme, allora possiamo essere certi di essere entrati nello spirito del cantico dei cantici e di poter diventare come i due amanti di allora un unico canto d'amore. Ecco, questo è, possiamo dire, il senso, no? Più profondo del percorso, ecco, del libro del cantico. E chiudo, ecco, questa terza ed ultima meditazione, proprio con le parole del capitolo secondo, il versetto ottavo. Una voce, il mio diletto, eccolo viene saltando per i monti, balzando per le colline. E poi continua a raccontare la bellezza, lei, del suo amato, che è diventato dono per lei, perché lui l'ha fatta essere un dono. Somiglia il mio diletto a un capriolo e a un cerbiatto, eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia attraverso l'inferriata. Adesso, cioè, l'amato è invaghito dalla bellezza della sua amata. Grazie per l'ascolto, grazie per quello che abbiamo condiviso.